Restituire ai cittadini la fierezza di appartenere alla comunità modugnese è l'ambizioso obiettivo del candidato sindaco di Modugno Fabrizio Cramarossa che ieri in Piazza Sedile ha presentato alla coalizione il programma con cui si propone di governare la città per i prossimi 5 anni. Un comizio tradizionale e senza trovate cinematografiche, ha detto Cramarossa, con evidente riferimento all'iniziativa fuori dagli schemi del rivale Chelsea, perché la gente ha bisogno di sapere cosa si vuol fare per questa città. Testa e cuore è l'unico slogan che abbiamo scelto insieme ai punti di programma concreti, fattibili, praticabili per il governo di questa città. Ogni proposta politica assolutamente dignitosa, legittima, qualificata, ma tutte diverse dalle altre, sicuramente la nostra è diversa da tutte le altre. Ci crediamo, abbiamo passione, siamo convinti di potercela fare, che soprattutto la città ce la può fare. Dal recupero dell'identità comunale allo sviluppo economico, Cramarossa ha sostenuto dal Partito Democratico e da altri 9 tra partiti e liste civiche, è convinto di poter riaccendere l'orgoglio dei modugnesi attraverso anche la valorizzazione del sito di Bresignano e di tutto il patrimonio storico e artistico della città, dopo aver battuto gli altri contendenti, l'altro candidato sindaco del centro-sinistra Nicola Scelsi, l'ex sindaco Nicola Magrone e Vito Signorile. Ce la possiamo fare, soprattutto dice che Modugno è viva, che ci sono risorse che vanno solleticate, stimolate e spinte verso un rinnovamento vero. Ce la possiamo fare, siamo giovani, abbiamo un futuro, abbiamo dei figli e questa piazza dimostra che tutto questo è possibile.